Assessore Gianni Fava, oggi si ritorna a parlare di birra. Già un mese fa l'aveva firmato con Assobirra una petizione per non aumentare le accise. L'aumento delle accise va contro qualsiasi logica in questo momento. Questo è un mercato che sta conoscendo un forte sviluppo, tanto della produzione in Italia e nel nord Italia in particolare, anche in Lombardia, di birra tradizionale, diciamo di birra industriale, quanto dei cosiddetti microbirrifici artigianali, che sono diventati anche una fonte di integrazione di reddito interessante per molti giovani che cercano di fare agricoltura in modo diverso e di integrare il reddito agricolo. Mi sembra una scelta che va nella direzione esattamente opposta rispetto a questa modalità di sviluppo. Se noi continuiamo a penalizzare quei comparti che crescono, non so poi alla fine dove riusciremo a trovare le risorse più avanti per fare in modo, si parla tanto dei giovani in agricoltura, per fare in modo che questi giovani in agricoltura poi alla fine possano svolgere questa attività. Si parla spesso di vini come prodotto di eccellenza dell'agricoltura lombarda, molto meno di birra. Qual è il futuro di questo prodotto? C'è una storia, una tradizione di birra italiana, di birra lombarda, non c'è dubbio, che però viene portata avanti da grandi gruppi industriali che oggi appartengono a multinazionali ma che hanno scelto di mantenere sui nostri territori una forte vocazione sia in termini di produzione e quindi di fatto a cascata hanno la possibilità di dare lavoro a molte persone. Noi riteniamo questo sia un settore industriale che vada tutelato e preservato perché garantisce una certa stabilità sul mercato e questa stabilità noi riteniamo sia un valore. Birra e sostenibilità, questo è il tema di oggi. Che cosa si può fare, che cosa può fare la Regione Lombardia proprio in questo senso? Può fare quello che ha fatto in questi mesi, spingendo i produttori di birra sul nostro territorio a utilizzare soprattutto materie prime italiane o del Made in Italy, come è avvenuto fino a qua e come sta avvenendo in misura sempre più importante. Certo, da noi è difficile produrre il luppolo, ma tutto il resto siamo in grado di farlo e di farlo in quantità importanti. Quindi a maggior ragione io credo che vada perseguita una politica che premia questo tipo di attività come un'attività agricola o dell'agroalimentare a pieno titolo. Oggi è giornata importante anche per l'agricoltura, si sta pensando al futuro. Sì, noi abbiamo presentato la bozza del piano di sviluppo rurale e con molte difficoltà, in questo momento legate soprattutto alla contraddittorietà con la quale si sta muovendo il governo, che in questa fase ha scelto di porre in essere una serie di operazioni che stringono ulteriormente il raggio d'azione delle regioni e che rischiano di compromettere seriamente uno di quei progetti, che appunto il piano sviluppo rurale, che per i prossimi 7 anni avrebbe accompagnato con misure specifiche vere, con oltre 1 miliardo di euro a disposizione, misure specifiche vere per il rilancio del comparto agricolo e del comparto agroalimentare lombardo. Oggi è una giornata per la raccolta delle idee, delle proposte, ne è arrivata qualcuna che sente di sponsorizzare al massimo? No, direi che il dato positivo di oggi, al di là delle singole idee, è l'assonanza che c'è stata fra le varie sigle sindacali nell'individuare delle priorità che sono realmente condivise, che siano realmente condivise e che peraltro noi avevamo già sostanzialmente individuato. Quindi direi che si parla un linguaggio unico e si parla un linguaggio unico soprattutto perché da tutte le parti ci è stato ripetuto che c'è sempre più bisogno di una grande aggregazione territoriale, una macro regione agricola del nord, le aree omogenee, chiamatele come volete, una grande aggregazione territoriale che parli di agricoltura, che si occupi dei problemi di agricoltura e che cerchi di risolvere i problemi di agricoltura a prescindere dalle difficoltà che abbiamo col governo nazionale. Anche dal punto di vista dei numeri un incontro molto partecipato? Sì, circa 300 persone a testimonianza del fatto che su questo tema ci sono grandi aspettative e che questo riveste grande interesse. La cosa sinceramente non mi stupisce, mi dispiace un po' il fatto di essere a fine ottobre ormai con un piano sostanzialmente definito in assenza di regole chiare, certe e precise, di indicazioni che vengano in tal senso da parte del governo centrale, ma noi alla inutilità del Ministero ci siamo abituati. Congiuntura negativa per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda il meteo per l'agricoltura e quindi ora anche lo Stato e la burocrazia ci si mette di mezzo. Purtroppo lo Stato si mette di mezzo in un pezzo, non è una cosa nuova. La burocrazia e Stato sono due problemi che attanagliano sicuramente, che affliggono il mercato, che attanagliano gli agricoltori del nord, però noi stiamo cercando di emanciparli da questo punto di vista. Si è parlato di attenzione ai giovani, alla competitività e alle reti d'impresa. Quali sono le altre priorità del piano? No, queste sono le priorità anche in ossequio a quello che ci viene
in termini di indicazione dall'Unione Europea, quindi queste sono le priorità che noi dovremo perseguire con la nostra attività di pianificazione, ovviamente articolando le azioni in modo che poi siano azioni concrete che danno benefici concreti, perché io non credo più ai finanziamenti a pioggia, una tantum a titolo di inserimento in agricoltura dei giovani agricoltori in assenza di una politica seria di stabilizzazione del reddito dell'agricoltura e di una remunerazione adeguata alla produzione agricola.